Roberto Gualtieri, candidato del centro-sinistra per sindaco di Roma, candidato alle primarie, perché domenica ci saranno le primarie. C'è molto timore che queste primarie, stavolta post-Covid, come ha detto anche nella nostra trasmissione Enrico Letta, insomma, non ci sia tanta affluenza, che non ci sia come non c'è stata a Torino. Lei è preoccupato da questo, che possa, come dire, un po' rendere meno forte l'investitura? No, assolutamente. Noi siamo contenti, anzi, che ci saranno le primarie, che dopo il Covid, primarie col voto in presenza, con 190 gazebo per le strade della città, ed è una cosa bellissima dopo mesi, più di un anno di difficoltà, di lockdown, di restrizioni. Poi è evidente che questa condizione, il fatto che siamo a giugno inoltrato, avranno un impatto sulla partecipazione, ma noi nonostante questo le facciamo e siamo fiduciosi che ci saranno migliaia e migliaia, decine di migliaia di romani che andranno a votare, e sarà un bellissimo segnale dell'inizio di un riscatto della città. Anzi, approfitto di dire, si vota dalle 8 alle 21, quindi anche dopo la partita dell'Italia si può andare a votare. Abbiamo dato lo spazio. Poi ancora oggi ci si può registrare per il voto online, con speed. Vabbè. Quindi ha utilizzato lo spazio di Omnibus per questa cosa e va bene. Io però, a proposito di primarie, devo chiedere, c'è una grande polemica e oggi è un po' rappresentata da questa pagina del Messaggero di oggi, perché la riunione, diciamo la grande sfida fra i 7 candidati delle primarie, si è svolta in un palazzo occupato a Roma. Da un, diciamo, un centro sociale, per semplificare, per raccontarla così. E oggi tutti quanti i suoi avversari, la Raggi che dice non si è trattato di un caso, di una scelta ponderata, Gualtieri ha elevato a simbolo della propria campagna elettorale un luogo che non rappresenta l'applicazione del diritto e della legalità. Non si può sempre essere accomodanti, è necessario dare risposte serie. Chi amministra, il compito di chi amministra comporta anche la fermezza proprio per tutelare i più deboli e chi rispetta le regole. Calenda dice: tifare per gli abusivi è un insulto ai cittadini, io sono per sgombrare. La trovo una cosa indegna. In questa città, su 75.000 alloggi popolari tra Atere e Comune, 12.500 sono occupati abusivamente. In sostanza è un messaggio sbagliato. Allora le chiedo perché questa scelta, se è stata incauta, e soprattutto se lei è, come dire, è favorevole a lasciare diciamo libere queste occupazioni perché il messaggio effettivamente la polemica c'è anche Michetti, si commentano da sé, ma adesso spiego perché questo è uno dei confronti che la coalizione ha organizzato, ce ne sono vari, domani ne faremo altri due, ma io penso che non mi voglio sottrarre al punto e dirò quello che ho detto lì, che un sindaco non può voltarsi dall'altra parte quando ci sono dei problemi. Il problema in questa città è che la politica dell'attuale amministrazione ha esacerbato e che c'è un'emergenza casa e un'emergenza occupazioni. E le due cose non si risolvono, anzi, in questi anni la politica per la casa è stata tenuta ferma, ci sono 55.000 famiglie tra emergenza, difficoltà, precarietà abitativa, ci sono 11.000 persone in graduatoria che non scorre per avere una casa, non è stato fatto nulla, compreso non sono stati spesi i soldi che abbiamo dato noi dal governo durante il Covid per affrontare questa emergenza, e contemporaneamente ci sono occupazioni che sono spesso, non è il caso di dove siamo stati, anche casi criminali che vanno contrastati con durezza, ma che soprattutto sono un fenomeno che l'attuale amministrazione non è riuscita a superare, perché se la Raggi fosse venuta a dire io ho risolto questo problema, ho sgombrato tutti, il problema occupazioni è finito, avrebbe avuto senso quello che scrive. In realtà, come quello che lei stessa ha fatto dimostra, se non si rimuovono le cause di questo problema, se non si, poi gli sgombri neanche si fanno. In quel posto ci sono centinaia di persone, di bambini, è evidente che infatti la linea della Raggi non li ha sgombrati, perché non si può, e quindi o la politica si occupa di risolvere questo problema, e quindi ho spiegato davanti alle persone che erano lì quello che è il nostro piano, un grande patto per il diritto all'abitare, la legalità e l'equità, col quale dobbiamo reperire alloggi per l'edilizia sociale, perché non è possibile che ci siano persone e bambini senza casa in questa città,
un'amministrazione seria deve fare quello che avviene nelle altre città e non fare la faccia feroce e poi neanche riuscire a risolvere il problema delle occupazioni. E quindi costruire un meccanismo in cui si reperiscono alloggi e tra l'altro con politiche anche di integrazione, di integrazione sociale, con politiche che non devono essere di concentrazione del disagio, che si realizzano gli sgomberi e si realizzano gli sgomberi, ma mettendo le persone in difficoltà nelle case. Perché altrimenti si denunciano gli sgomberi, si denuncia l'assenza di case, ma non si fa nulla come è stato però, in questi anni. Però c'è il rischio di apparire come, come dire, rappresentante di una sinistra, come dire, tollerante verso se si occupa tutto sommato e c'è il... tollerante perché poco difensiva della proprietà privata in sostanza, no, e questo che però è una libertà e lasciare anche questo tema alla destra, cioè non è stata una leggerezza, ecco, non tenere conto di questo e fare dibattito. Io sono andato lì a spiegare che il diritto alla proprietà deve essere, poter essere esercitato pienamente, ma se poi avviene che è in contrasto col diritto alla casa, poi quello che succede è che gli sgomberi non si possono fare perché ci sono ragioni, in quel caso poi, che è uno caso diverso peraltro dalle occupazioni individuali, spesso in mano a racket eccetera, ma in quel caso è andato le limousiniere del Papa a riattaccare la luce e quindi l'amministrazione Raggi ha sgombrato quell'immobile? È riuscita a farlo? No. Noi invece vogliamo trovare una soluzione a questo problema. Io penso che la quindi sinistra lei qualche sgombero lo farebbe. Ma certo, noi abbiamo proposto un piano di sgomberi che si chiama, non quello fatto da Salvini, che è selvaggio e neanche funziona, poi non sono neanche stati fatti. Un piano di sgomberi, ma un meccanismo che si chiama da casa a casa, e cioè occorre trovare le soluzioni concrete e le persone vanno portate non, in una non casa. Non tutto, certo, non tutte quelle le hanno diritto, ma non tutte le occupazioni sono, diciamo, per vivere, alcune sono anche occupazioni. Per cui appunto uno ci fa un centri, cose così, e spettacoli forse e altro. Non conosce esattamente non la tutti. Situazione. No, non ho parlato di questo, ho detto ci sono anche questi casi o ci sono. No. Allora, guardi, a Roma ci sono centinaia di edifici abbandonati che non sono, cadono a pezzi, e poi ci sono e c'è una totale assenza di spazi. Di spazi associativi, di spazi educativi, di spazi per dare assistenza sanitaria alle persone. Noi abbiamo il paradosso di una città che ha edifici, in questo caso indisponibili, quindi parliamo di edifici indisponibili, che non sono utilizzati nelle ville, che cadono a pezzi e contemporaneamente non abbiamo spazi e luoghi di aggregazione e di servizi ai cittadini. È evidente che c'è un'assenza di una politica in questo caso, che è quella di un utilizzo saggio dei beni comuni, che è una cosa diversa degli edifici proprietà privata, come un'altra cosa sono le case popolari, quindi è un fenomeno un po' più complesso. E quindi quelli li prenderebbe il comune Abbandono e noi abbiamo il paradosso di avere dei luoghi meravigliosi abbandonati e contemporaneamente di non avere posti dove far giocare i bambini, dove fare corsi, dove fare cultura, dove avere biblioteche. Quindi questi si potrebbero occupare. No, però nel nostro progetto e quello di tutta la coalizione c'è una grande piano di utilizzo dei beni comuni a sostegno di una città che si prende cura degli abitanti e che dà servizi. E quindi se non si rimuovono le cause dei problemi, non si risolveranno mai i problemi. Quindi... Le posso chiedere chi è l'avversario che teme di più, se la Raggi, se Michetti, se Calenda, che può togliere qualche voto moderato, chi teme di più? Ma il centrodestra naturalmente è forte, ce lo dicono i sondaggi, siamo insomma testa a testa nel primo turno e quindi verosimilmente ci scontreremo al ballottaggio, e la destra che pure ha fatto molto male a questa città, perché Michetti appare persona mite, sono contento che abbia tenuto da qualche parte dismesso i panni del tribuno Novax che diciamo indossava fino a pochi giorni fa. Ma io più che dei discorsi incendiari che faceva contro i vaccini, sono preoccupato di chi l'ha candidato, e cioè della Lega di Matteo Salvini, che è il partito che ha fatto dell'attacco, del contrasto a Roma la sua, diciamo, identità politica, il partito che ha fatto più male a questa città
e che quindi adesso si candida a governarlo. Lei ha detto per al non ballottaggio, parlare della destra, lei ha detto al ballottaggio, di Meloni Alemanno. Al ballottaggio ci sarà Michetti, ha dato per scontato che ci sarà lei, quindi ma non mai pensa dare che, nulla che... per scontato, perché bisogna ovviamente per scaramanzia se non per altro. Essere scaramantici, diciamo che siamo fiduciosi dalle rilevazioni che abbiamo, ma naturalmente è importante che ci sia una bella partecipazione domenica e poi che facciamo una campagna elettorale di grande determinazione, che non deve essere, deve essere una campagna elettorale soprattutto che coinvolge delle forze larghe di questa città, perché questa città serve un grande patto per lo sviluppo, per la coesione, per il lancio di Roma tra l'impresa, le forze del lavoro, le forze associative, le forze intellettuali di questa città, che sono straordinarie. Io sto girando quotidianamente per Roma e trovo soprattutto nei luoghi del disagio contemporaneamente delle risorse civiche straordinarie, comitati, associazioni di cittadini che non si limitano a denunciare i problemi ma li risolvono, si prendono cura di parchi, costruiscono soluzioni, fanno biblioteche, fanno centri sportivi, fanno attività sociale, si prendono cura, innovano anche nel modello. Quindi di sta una... uscendo dalla zona ZTL come io, vista la, diciamo, la no, non lo dico a lei, sono come nato partito, no, vabbè, ma no, lo dico siamo, a lei individualmente. Ma in realtà c'è un mondo che alla quale, al quale questa amministrazione aveva fatto delle promesse e che si era anche rivolto a, al Movimento 5 Stelle, alla Raggi, e queste promesse però non sono state mantenute. Pensi che la Regione sta facendo una supplenza straordinaria e sta andando a completare i piani di zona, cioè a completare le opere di urbanizzazione primaria spesso, che in interi quartieri della periferia fanno sì che ci siano case senza i marciapiedi e senza l'illuminazione. Cioè, lo sta facendo la Regione, ma lo doveva fare il Comune. Ma certo, lo sta facendo la Regione, Zingaretti, l'assessore Valiani girano, io vado con loro spesso, e realizzano opere primarie che non si svolgono. Poi ci sono le opere già finanziate di risanamento delle periferie. Naturalmente il nostro progetto per le periferie è molto più ambizioso, ma qua spesso siamo in zone in cui mancano i marciapiedi e l'illuminazione, quindi è chiaro che a questa parte della città importantissima sono state fatte promesse mirabolanti e non sono state mantenute. Senta, le e posso poi è stata fatta proprio una guerra incredibile alle associazioni che si prendono cura dei parchi, dei centri sportivi, sono stati non so per quale motivo davvero una posizione molto molto conservatrice. Senta, quindi c'è io penso una questione... abbiamo tre avversari di centrodestra in sostanza in questa campagna elettorale. Col Movimento 5 Stelle lei è stato al governo con Conte, quindi insomma c'è stato un grande rapporto eccetera, però adesso nelle città anche lei ha detto non saranno in giunta, il Movimento 5 Stelle non sarebbe nella sua giunta, quindi restate avversari. Come si tiene insieme questo complicato rapporto, quello di alleanza nazionale in diverse e di città competizione? Siamo alleati, a Napoli il Movimento 5 Stelle sostiene un sindaco bravo come Manfredi, ma sono situazioni diverse. Qui c'è una giunta e una sindaca che ha posizioni molto molto diverse anche da quelle che ho conosciuto il Movimento 5 Stelle. In tutto e per tutto. Conte l'appoggia, però a Roma il Movimento 5 Stelle ha seguito una linea di inefficienza amministrativa e anche una linea molto conservatrice. Cioè l'assessore al bilancio è una specie di emulo della Thatcher. Noi abbiamo l'avanzo del bilancio, non sono stati investimenti, sulle questioni sociali c'è una politica selvaggia, quasi di ferocia, diciamo, verso tutti i temi della povertà. Lo si mostra anche come si cavalca in modo strumentale questa questione. Io dalla sindaca, più che la polemica su dove abbiamo fatto il dibattito, mi aspetterei cosa ci dice per risolvere il problema delle decine di migliaia di famiglie romane che hanno il problema della casa, che hanno il problema della povertà. Questi temi sono totalmente assenti dall'agenda di questa giunta, che è una giunta che ha seguito politiche, per semplificare, molto di destra, e chiaramente questo è un disagio anche per tanti elettori del Movimento 5 Stelle. Senta, che hanno invece una posizione diversa. La questione dei rifiuti, che è la grande, io immagino, tra l'altro non so se lei valuta che sia la grande questione di Roma, quella dell'emergenza dei rifiuti,
Qualcuno potrebbe dire non è un'emergenza, ma insomma c'è un problema dei rifiuti. Non è un'emergenza questa, cos'è? E qual è la ricetta? Come ha detto giustamente il Presidente della Regione Zingaretti, è uno schifo che deve finire e che è intollerabile che una grande capitale europea, invece di occuparsi di come rilanciare la sua economia, creare occupazione, deve occuparsi di cose che in altre città non sono neanche un argomento di campagna elettorale, perché sono cose non riordinarie. Però questo è un argomento di campagna elettorale, l'ho chiesto a Michetti, certo, lo chiedo a lei su questa questione, che cosa propone il Partito Democratico e lei per risolverla? È il termovalorizzatore, è un, insomma, perché tra l'altro è l'oggetto del contendere anche, no? Ma no, Calenda sul termovalorizzatore mi ha criticato dimenticandosi che anche lui non proponeva di costruirne un altro. Poi quindi si è neanche dovuto voi volete, neanche il PD vuole un termovalorizzatore. Allora, noi siamo per fare il piano della regione, che la regione dice una cosa molto semplice, che bisogna portare la raccolta differenziata al 70%, che bisogna fare il porta a porta e bisogna costruire gli impianti che a Roma non sono stati costruiti in questi anni di smaltimento e trattamento perché dei rifiuti. Perché non sono stati costruiti? Ma per la resistenza? È una cosa incomprensibile, perché sono impianti che creano energia pulita dai rifiuti, energia pulita, l'organico, la parte organica del rifiuto, mi scusi se entro nel tecnico, è davvero assurdo che venga, che noi paghiamo, pagando poi facendo pagare i romani la Tari più alta d'Italia, paghiamo perché se lo prendano in altre regioni o in altri paesi per poi farne energia. E lo potremmo fare noi. Ma ci sono i soldi per fare rapidamente, certo, per costruire questi... Allora, la regione sta comprando, sta, diciamo, regalando tempo a Roma, dicendo alle altre regioni: prendetevi un altro po' i rifiuti di Roma. Però vuole, dice, però Roma dice: fai un piano serio di costruzione degli impianti. Se si costruiscono gli impianti e si porta la differenziata su, si può benissimo utilizzare questi soldi che oggi non, che sono buttati per pagare gli altri, per fare energia dai nostri rifiuti, per invece avere una raccolta più efficiente. Questo circolo vizioso che va spezzato. In tutto questo, il termovalorizzatore, che è uno dei tipi di impianti, non è una cosa che la regione dice di non fare. Quindi a me fa ridere Calenda, che adesso, pur di polemizzare con me, per un periodo ha detto lo voleva. Quindi in sostanza la proposta sarebbe di mettersi a litigare con la regione, di chiedere alla regione di cambiare il piano rifiuti, di passare un anno a litigare invece di applicare il piano della regione, che è giustissimo e che risolverebbe i problemi. Quindi noi, insieme alla regione Lazio, non litigando con la regione Lazio, noi abbiamo un piano molto di buonsenso che porterebbe alla fine dell'emergenza rifiuti. Allora, volevo far vedere quell'immagine della foto di lei come Tex, insieme, che non so però queste cose poi se funzionano. Diciamo. La foto rubata, vai, però eccola qua. Ma questo era. Beh, ma è così la campagna, si sente così. Quello è un posto, si chiama Mezzocamino, un quartiere del nono municipio, lei è Titti di Salvo, la candidata, chi l'ha ideato è un grande appassionato di fumetti, quindi c'è una piazza con tutti gli eroi dei fumetti, tra cui Tex, di cui sono ed ero soprattutto un appassionato. Non potevo resistere dalla tentazione di farmi una foto di questa cosa, con Tex. E quindi questa diventa un po' la non era pensata per la campagna elettorale. Poi queste cose ovviamente. Sì, no, perché sennò c'è Michetti che è stato identificato come Mr. Wolf dalla Meloni. Lei mette così il viso su Tex Wheeler. È un modello assolutamente di tutto rispetto. Di tutto rispetto. Le chiedo una cosa: se ha letto un pezzo di Massimo Cacciari di qualche giorno fa, che dice che la stagione dei sì, sulla stampa, diceva che la stagione dei sindaci, quella gloriosa, è finita, e che questo spiega anche quanto è stato travagliato trovare i candidati per questa tornata. Anche la sua storia è stata travagliata, diciamo, arrivare alla candidatura. È così? Ma sicuramente fare il sindaco è un mestiere faticoso, difficile, impegnativo. Poi però forse Cacciari cerca sempre un po' una interpretazione apocalittica delle vicende, forse più semplicemente soprattutto gli schieramenti che pensano di perdere magari fanno più fatica a trovare un candidato. Per parte mia è stata una lunga riflessione per decidere di mettermi a corpo morto, con passione, in un impegno che so che sarà molto duro ma anche appassionante, perché Roma in queste condizioni è uno scandalo assoluto davanti a tutto il mondo, ma ci sono tutte le condizioni,
non solo perché Roma torni a funzionare come ha funzionato bene durante le amministrazioni di Rutelli, di Veltroni, ma anche perché Roma si metta alla guida di questa fase di rilancio del paese. Noi abbiamo ottenuto il recovery, ci sono delle risorse, l'Italia sta ripartendo. L'Italia si sta ripartendo. Quindi e non è vero che il recovery non dà soldi sufficienti a Roma? Assolutamente no, abbiamo perso soldi per le metropolitane purtroppo perché questa amministrazione non ha presentato progetti. E quindi le metropolitane per essere finanziate nel progetto. Non c'erano progetti pronti e quindi più soldi anche negli anni precedenti sono andati a altre città. Ma ci sono moltissime risorse, alcune specifiche già date a Roma e altre che verranno fatte a bando per l'edilizia popolare e sociale, per la rigenerazione urbana, per fare le case quindi della salute. Quindi chi farà il sindaco di Roma avrà delle carte da giocare. Se saprà fare i progetti, se conosce il recovery e sa come relazionarsi anche col governo, perché il sindaco di Roma deve essere in grado di parlare col governo. Noi abbiamo visto, la sindaca ha fatto il rendering di una tranvia da Termini al Vaticano. Io volevo andare a comprare il biglietto, poi ho scoperto che era solo un filmino. Questa tranvia, già propagandata, pubblicizzata, l'Italia e la Roma la stava perdendo perché avevano fatto male il progetto e sarebbe uscita dal recovery. Noi abbiamo visto il problema, abbiamo fatto una proposta, abbiamo chiesto al governo di nominare un commissario per le tranvie. Il governo ha visto che è una cosa sensata, ringrazio il ministro Giovannini, ha nominato un commissario per le tranvie, ha messo nel decreto la nomina del commissario delle tranvie e noi abbiamo salvato le tranvie di Roma. Un sindaco deve fare questo tipo di cose, governare bene col governo a favore della propria città, valorizzandone le opportunità straordinarie. Roma ne ha cultura, storia. Devo interromperla, innovazione. Perché abbiamo esaurito il tempo, però insomma mi sembra che abbia avuto modo di esprimere quali sono i suoi programmi, i progetti e soprattutto le sue critiche per l'amministrazione uscente e gli altri progetti. Linea Andrea Pancani per Coffee Break, grazie a Roberto Gualtieri, grazie a voi che ci avete seguito, buona giornata, a domani.